Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Forza. Alleluia, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, glorifica il nome di Gesù Cristo, innalza il suo nome, glorifica il nome di Gesù Cristo, chiudete gli occhi, glorificate il nome del Signore, innalzate il suo nome, gloria a Gesù Cristo, adoriamo il Signore. Gesù è qua. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Pronuncia il nome del Signore. Confessa il nome di Gesù Cristo. Confessalo. Confessalo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Alleluia. Signore, ti adoriamo, ti adoriamo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Avete un canto? Padre,
Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Accomodate. Alleluia. Questa sera vogliamo trattare la questione del cuore. Gloria a Gesù Cristo. Continuiamo questa sera a trattare la questione del cuore, perché l'importanza del cuore, quanto è importante curare il nostro cuore, non solo quello fisico, ma è altrettanto, e non di più, quello dell'anima, quello intimo. Perché dice nei proverbi, che l'abbiamo letto nel passato culto, che da lì si dipartono tutte le vie. Dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da lì dipartono tutte le tue vie. Da dove partono? Dal cuore. Dal cuore. Da dove partono tutte le nostre azioni? Dal cuore. Lode Gesù Cristo. Dice: preserva il tuo cuore, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Lode Gesù Cristo. È una lotta nello spirito. Quando arriva la parola, non è un insegnamento concettuale. La parola porta lo spirito e la vita e agisce dentro, nello spirito, nell'anima. E quindi trova la forza, la lotta dentro ognuno, in chi? Ha un cuore secondo un piccolo fanciullo, la parola arriva e si deposita. Dice: se non diventate come questo piccolo fanciullo, tu vuoi conoscere il segreto per avere la parola dentro di te che porta vita? Vuoi il deposito della vita dentro di te? Accogli la parola di Dio come un piccolo fanciullo. Ai piccoli fanciulli poi io dico: non vi fate toccare dalla malizia dei grandi, no? Quelli. Un cenno indietro. La malizia, abbiamo detto nel culto scorso, non è da Dio, nei culti scorsi. Non è un attributo, la malizia non è un attributo dello Spirito Santo, non è una manifestazione dello Spirito di Dio. Hai ragione, pentiti. Penti. Dice: ma fin di bene. Non c'è male a fin di bene. Non c'è male a fin di bene. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo.
lotta contro lo spirito che ti vuole inserire la malizia dentro. Dice, ma è mio padre, è mia mamma, è mio nonno. Lotta. Non è uno spirito? Mantieniti pure. Non è un elemento dello Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Sai come dobbiamo essere nel rapporto con Dio? Così come siamo. Dio ci ama così come siamo, ognuno di noi. Il Signore mi ama così come sono, non con le mie doti, i miei difetti. Io dico, Signore, che quale grande amore, mi ami con tutti i miei difetti. Se no, come valuti l'amore di Dio? No, quasi quasi meriteremmo il suo amore perché abbiamo grandi valori. E quali sono questi grandi valori? Non ci sono valori per cui Dio ci ama per i valori. Ci ama in quanto sue creature, suoi figli. Lode Gesù Cristo. Dio ci ama e noi siamo l'obiettivo dell'amore di Dio. Il suo amore ci investe. Una ce n'è, una mosca. Vai da Giambì. E Giambì lo lascia stare. È là, felice. Loda Gesù Cristo. Caro Padre, io nostro, solo tu ci dai la fede. Amen, amen, amen. Gloria a Gesù Cristo. Egli ci ama. E l'attestazione del suo amore è l'opera della croce. L'attestazione che Dio ci ama è l'opera che egli ha compiuto sulla croce, perché attraverso l'opera della croce noi abbiamo ottenuto la vita, abbiamo ottenuto la grazia, abbiamo ottenuto di accedere al suo spirito, alla misericordia, a tutto ciò che egli ha stabilito per noi. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Tutto. Signore, grazie. Signore, grazie. Un cuore, io voglio mantenere un cuore grato. Cuore grato. È un nuovo canto, no, non è cuore ingrato. È cuore grato. Noi l'abbiamo convertito in cuore grato. Signore, io voglio un cuore grato. Ti sono grato. Più che cuore ingrato. Signore, grazie. Io ho da ringraziarlo. Io ho da ringraziarlo. Tu hai da ringraziare. Noi, la volta scorsa abbiamo detto, ricordiamoci dell'opera di Dio nella nostra vita. Entriamo nelle ricordanze delle meraviglie, dei miracoli, delle guarigioni, delle liberazioni. Sbarra, ti sei dimenticato. No, Signore. Gloria a Gesù Cristo.
Quindi tu fai parte del cuore ingrato o del cuore grato? C'è gratitudine, c'è ringraziamento, Signore, grazie, grazie, grazie. Cioè in America c'è, vedi, è una nazione, dico, ora stiamo facendo politica, no? Per affiliare, dico, ma è una nazione impregnata, appoggiata sul cristianesimo, loro hanno la festa del ringraziamento. Hanno il giovedì del ringraziamento e poi il Black Friday. Loro hanno fatto una festa nazionale nel ringraziare. Dovremmo pure noi imparare a festeggiare il ringraziamento. Dici, che festeggiamo? Il giorno del ringraziamento verso il Signore. E chi sono invitati? Tutti coloro che sono grati, i cori grati, non ingrati, cori ingrati, loro cantano la canzone. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Ha compiuto qualcosa il Signore nella tua vita? Dico, o un piccolo, un grande miracolo, ha toccato, ha trasformato, ha liberato, ti ha dato una vittoria, ti ha aperto una via, ti ha liberato dalla morte. Chi? Fu. Gloria a Gesù. È uno stimolo. Lo stimolo della fede. Questa sera vogliamo che tutti gli organi insieme possano essere stimolati nella fede, tutto il nostro essere, no? da congelato, da surgelato. Alcuni no, arrivano, grazie a Dio, è un miracolo già che vengano. Arrivano surgelati. Come arrivano? Come i surgelati. Poi, man mano, lo Spirito di Dio li scioglie. La fede. Si convincono che. Dice, guarda, è vero. Averve. Avere. Canecate. Sto parlando cosentino. Stretto. Loda Gesù Cristo. Che lui sa cosa io dico. Non è arabo, tanto Karim non c'è stasera, quindi, che se no, dice, se parla arabo, sono io devo, lode Gesù Cristo. Questa sera vogliamo aprirci al Signore, apri il tuo cuore, apri la tua casa, apri la tua vita al Signore. Aprila. Apri la tua mente. Così il Signore purifica dai pensieri negativi. Ma è sempre il cuore. Sono tutte pulsazioni che arrivano dal cuore. Gloria a Gesù Cristo. Dice qua. Nel capitolo 15. Al versetto 10, chiamata a sé la moltitudine, disse loro: ascoltate e intendete, non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca,
Ecco, quello che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli, accostatosi, gli dissero: sai tu che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, ambedue andranno nella fossa. E allora Pietro prese a dire: spiegaci la parabola. E Gesù disse: siete anche voi privi, tuttora privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gettato fuori nella latrina? Ma quello che esce dalla bocca viene dal cuore. Quello che esce dalla bocca viene dal cuore. Ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono, dal cuore. Da dove vengono? Dal cuore. Dov'è il tuo cuore? Lì, dove è il tuo cuore? Là ci sono le tue ricchezze. Cioè, dov'è il tuo cuore? Dice che lì ci sono le tue ricchezze. Quello che viene dal cuore sono pensieri malvagi. Ma li approva il Signore? Dico, secondo voi li approva il Signore? No. Dice, ma sono così. E sono così. Sei approvato da Dio? Sei così. Cambia. Liberati. Cioè, dice qua, quello che va nella latrina, te ne va. Liberati, vai nella latrina. Liberati dalle cose negative. Dice. Pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Il Signore gli aveva dato un insegnamento, perché i farisei, loro avevano un rito, quello di lavarsi le mani prima di mangiare, ma era, se loro non si lavavano le mani non mangiavano. Poteva cadere il cielo, anzi. E Signore, questa forma di fariseismo religioso, no? Non l'ha mai sopportato. E Signore, siccome loro credevano che il lavaggio delle mani li purificava dalla contaminazione spirituale, e il Signore dice, guarda, che la contaminazione spirituale non c'entra col lavaggio delle mani. Non c'entra in una tradizione, in un'azione umana, che uno non si contamina nelle cose dello spirito. Perché esiste la contaminazione spirituale, ma non parte, non c'è la purificazione attraverso quello che noi pensiamo, attraverso quello che dice il Signore. Cioè, dice che la contaminazione dal cuore viene dal cuore stesso dell'uomo. L'uomo si contamina col suo stesso cuore, cioè il cuore dell'uomo emette la contaminazione,
come dire, la maledizione che contamina l'uomo stesso è nel cuore. E non è il cibo materiale che contamina l'uomo. Sono le cose dello spirito. Sono le azioni. È tutto ciò che noi riteniamo nel nostro cuore che poi si manifesta. Tutto ciò che noi mettiamo nel nostro cuore poi dice che prima o poi si manifesta. Uno, per esempio, che rubava e non si pente davanti a Dio con tutto il suo cuore, risiede nel suo cuore questo spirito, o prima o poi lo compie, lo ruba. Era un esempio per dire che uno cambia, viene liberato se tutto quello che c'è nel cuore lo confessa al Signore, lo presenta al Signore e dice: Signore, mi fa schifo, non lo voglio più, per favore libera il mio cuore. E allora il Signore ti libera. Lode Gesù Cristo. Perché tutto ciò che rimane nel cuore, o prima o poi, si manifesta, produce un'azione, ci conduce in qualche via, capite? Ciò che è dentro il nostro cuore. Se noi abbiamo delle riserve, quelle riserve prima o poi escono fuori, delle radici, prima o poi quelle radici escono fuori. Infatti poi parla la scrittura e dice: se tu non perdoni di vero cuore tuo fratello, di vero cuore, perché non lo fare per le circostanze, non lo fare perché amen, alleluia, sono bravo, perdono. Però dentro, aspetta, appena ti coglio, appena viene fatta, oppure, fratello, dimmi tutto, ma non perdono. Che quando poi uno non perdona, diventa poi acquisisce anche una forma, no? Lo spirito dentro si manifesta. Perdona. Tutto. Non perdona. E poi hanno fatto pure un film, no? Perché la cultura, noi che viviamo in questa nazione, che siamo, noi dobbiamo pensare che come nazione, che come cultura, c'è stato un tempo che l'omicidio di onore non era condannato, non era condannabile. C'è stato un periodo nella nostra storia dove un omicidio non veniva condannato perché era un omicidio di onore. Quindi veniamo da una cultura che in quel tempo uscì pure il film, che ebbe un grande successo. Dice: Dio perdona. No. Lode Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Dobbiamo lottare contro la cultura, contro l'ambiente in cui viviamo, contro tutto ciò che ci posiziona in maniera antitetica alla parola di Dio. Noi dobbiamo rifiutare. Dici: tu vuoi che i tuoi peccati ti siano perdonati? Io non voglio dire qua chi è che ha peccato contro di me, ma molti sanno. Verso di me sono state dette e fatte delle cose obbrobriose, nel senso menzogne, falsità, tanto per sporcare, tanto per, credetemi, nel cuore mio
non c'è un minimo di risentimento. Io ho perdonato tutto e tutto. 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 Perché? Perché no, non è che l'ho capito stasera. Grazie a Dio. Ho capito un po' di tempo fa. Che se tu non perdoni, non ti possono essere perdonati i tuoi peccati. E se rimangono i tuoi peccati, rimani in un ambiente di maledizione, cioè vivi male, ti attrae il male in te e intorno a te. Cioè, diventi un attrattore del male, una spugna del male, della maledizione. Quindi, Dio Signore, io voglio essere portatore di vita, cioè una spugna di vita in vita. Voglio trasmettere vita, voglio la vita e la voglio trasmettere. Proprio male, morte, queste cose qua, maledizioni, niente, non ne voglio più avere a che fare. Gloria a Gesù Cristo. Ma per fare ciò che devi fare? Devi perdonare tutto e tutto. Mi calpesti pure il giusto. Mi calpesti pure il giusto. Ti è mai capitato che ingiustamente qualcuno se l'è presa con te? A me è capitato. Io ve lo dico come testimonianza. Un giorno, una sera, forse durante un culto, il pastore mi rimproverò davanti a tutti. Perché gli avevano detto in maniera errata, volutamente o non volutamente, non lo so. E io, ignaro, mi sono sorbito la riprensione aperta davanti a tutti, su internet. Poi gli hanno riferito, dice, guarda, non era lui, era... E è venuto da me e mi ha detto, dice, guarda, se tu sei passato in questo fuoco è perché dovevi passare da questo fuoco. Ed è scritto, io non ti chiedo neanche perdono perché so che l'ho fatto per lo Spirito Santo. Vuol dire che sei chiamato a resistere. Dice, perché è scritto, mi calpesti pure il giusto. Quindi sei passato da questa parola. E mi ha abbracciato. In me non c'era il minimo, minimo. Io, con grande gioia, quando lui è venuto, io, per me era... Lode Gesù Cristo. Che t'hanno fatto? Che non riesci a perdonare? Che t'hanno fatto? Che t'hanno rubato? Che t'hanno preso? Che t'hanno fatto? E non perdoni. Sai che diventi poi un attrattore della maledizione non perdonando? Cioè diventiamo, quando uno non perdona, è come quei luoghi dove si raccolgono tutte le mosche. Quei luoghi negativi, quei cuori negativi. Tutto il negativo va là. Da negativo a negativo. Se qualcuno ha sbagliato, io, oh perdono, devo fare, vado oltre. Se vuole, lo aiuto. Se non mi vuole parlare perché non vuole avere a che fare, io vado oltre. Non è che mi fermo, né mi affliggo. Vado avanti a fare l'opera di Dio, perdonando e facendo l'opera sua. E quando posso, manifesto il suo amore. Tutti i giorni. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Quindi che dobbiamo fare noi? Dobbiamo essere figli di Dio. Noi siamo, dice, figli di Dio. Figli di Dio. E siamo? E i figli di Dio che fanno? Che fanno i figli di Dio? Gloria a Gesù Cristo. Perdonano.
E Dio gli dà la forza per perdonare, per sopportare. E ricevono lo Spirito e vedono che non è che il Signore viene e ti elimina i tuoi nemici, è che Lui ti eleva e il problema rimane piccolo, piccolino. E tu comprendi che uno vuole essere piccolino, 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 capriccioso, capriccioso, e vuole fare il capriccioso. I capricci, no? I bambini capricciosi, no? Che fanno? I capricci, eh? Che fanno i bambini capricciosi? Un buon genitore che fa poi quando prende un bambino capriccioso? Che fa? Che fa? Che fa? Che fa? Gloria a Gesù Cristo. Facciamo i capricci pure noi col Signore. Poi il Signore ci deve riprendere. Poi te la chiama e la riprensione dice: no, ma io. Fai. Noi dobbiamo imparare a essere ubbidienti. Perché se noi entriamo nell'ubbidienza, lo Spirito di Dio scorre dentro di noi. E noi diventiamo conduttore dello Spirito Santo. Passa attraverso di noi e può fare l'opera sua attraverso di noi. Gloria a Gesù Cristo. Lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Glorifica il nome del Signore. Innalza il suo nome. Accettalo nella tua vita. Chiedi questa sera di essere l'abitazione dello Spirito Santo, il Tempio dello Spirito Santo. Chiediglielo. Se ti interessa che lo Spirito di Dio possa abitare in te, sai cosa può fare lo Spirito Santo? Miracoli nella tua vita, in te, intorno a te, in noi, in mezzo a noi. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Dice: dal cuore vengono i pensieri malvagi, dal cuore. Perché? Perché uno è il cuore va trattato bene. Tu che fai se stai male? Non vai dal dottore? Non segui quello, l'indirizzo che ti dà? Eseguite? Oppure non vi amate? Non vi amate? No, io non mi amo, pastore. Gloria a Gesù Cristo. Noi dobbiamo preservare il nostro cuore e togliere tutto ciò che si è sedimentato nel nostro cuore, tutto ciò che è negativo. Il negativo poi si sedimenta e prima o poi, se noi non lo togliamo, non facciamo nulla, prima o poi produrrà qualche frutto negativo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e, postasi a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui. Ed egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi,
perché allora misericordia sarà fatta. Gloria a Gesù Cristo. Tu vuoi che ti sia fatta misericordia? Vuoi che ci sia misericordia nella tua vita? Cioè, che Dio ti tratta con misericordia, che non si ricorda dei tuoi peccati, di ciò che tu hai combinato, che non ti accade il male, perché per ciò che noi abbiamo compiuto c'è il frutto del male. Ecco perché noi, riconoscendo la grazia, il Signore lo cancella. Cancella il male sulla nostra vita. Gloria a Gesù Cristo. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Vedi? Cioè, uno che è puro di cuore vedrà il Signore. Gloria a Gesù Cristo. Quindi, non sbaglia il pastore a predicare sul cuore, o no? I puri di cuore vedranno il Signore. I puri di cuore. Coloro che hanno un cuore purificato. E la parabola del seminatore ci insegna che il cuore, che il terreno è il cuore. Noi lo ripetiamo, lo diciamo. Lo ripetiamo, lo diciamo. Noi dobbiamo purificare il nostro cuore come si lavora il terreno, dobbiamo lavorare sul nostro cuore. Non dobbiamo tralasciare il nostro cuore. Dobbiamo perdonare tutto e tutti. Togliere dal nostro cuore ogni radice amara, ogni pensiero malvagio, ce lo dobbiamo togliere noi. No, quando il Signore vorrà me lo toglie, no, te lo devi dire tu. Devi dire: Signore, c'ho un cattivo pensiero, lo confesso a te, libera. Ho un pensiero malvagio, confessalo al Signore che Egli ti libera. Quando tu lo confessi, viene strappato. Strappato. Ti purifica. E allora, ecco che allora ci amiamo, perché purifichiamo il nostro cuore. Amiamo la nostra vita spirituale. E Dio può fare l'opera sua in noi ed attraverso di noi. Vuoi essere disponibile per l'opera sua? Dai la tua vita al Signore. Ubbidisci alla sua parola, Egli potrà operare dentro di te. La sua parola può operare dentro di noi. Il momento del culto è un momento di grande intensità nel rapporto con Dio. Momento dove noi veniamo vitalizzati. Tu immagina senza il rapporto con Dio. È come quelli che hanno il tumore devono farsi la cobaltoterapia. Il tumore progredisce. Noi alla presenza di Dio veniamo purificati, tutto ciò che è negativo viene distrutto. Capite? Il tempo nel culto che un giorno parlai, una persona mi disse: ma sai, la predicazione 20 minuti, perché 20 minuti è la soglia di attenzione dell'uomo, no? Quando fanno i webinar, i seminari, eccetera. Poi, dopo 20 minuti, io lo feci parlare. Io gli ho detto: guarda, tu stai parlando di una persona che ha lavorato per una vita nei settori di comunicazione e di sviluppo, quindi
di gestione di persone, eccetera, le cose era pane quotidiano per me. Ma io ho detto, quella è opera del mondo, è lavoro, è umanità. Noi, il nostro culto è un rapporto con Dio. In questo tempo, nel rapporto con Dio, noi veniamo liberati. E tutte le cellule negative vengono distrutte. Cioè il Signore li distrugge e li rimpiazza con le cellule della vita, con lo spirito della vita. Ecco perché noi abbiamo il dovere, se ci amiamo, se amiamo i nostri figli, spingerli alla presenza di Dio, per il bene, per la vita. Perché alla presenza di Dio veniamo vivificati e liberati, fortificati. Io non ho mai mancato a un culto, se non per impegni, mai. Se non per impegni lavorativi forzati. Nella mia vita non sono mai rimasto a caso perché tipo freddo. Mai. Faceva caldo, sentivo freddo, c'era vento, c'era mai. O durante il culto, la cosa brutta, io ho visto qualcuno durante i culti, non viene al culto e poi mi pubblica su WhatsApp, su Facebook, non mi fate queste cose. Davanti a Dio è una cosa brutta. Non puoi venire al culto. Niente del culto. Mi pubblica all'orario del culto le tue meraviglie. Quindi non viene, non ti ascolti. Dio, vabbè. Non ci può essere l'approvazione di Dio, ma ne... le cose... Ama il Signore, amiamolo con tutto il nostro cuore, amiamolo. E noi riceveremo il giusto frutto, il frutto suo che è di vita, di sapienza. Poi non ci lamentiamo se la nostra famiglia vive la maledizione, stanno male, senza lavoro, morte, depressione. Calpesti il Signore, tu che conosci, chi conosce e sa. Lode Gesù Cristo. Questo lo dico per fortificarci, per liberare dai vizi del mondo, dallo spirito del mondo che mette nei cristiani da cristiani sovrannaturali li vuole fare diventare religiosi farisei. Il religioso farisei è uno che entra nella tradizione, cioè il diavolo sai che cosa vuole? Che noi diventiamo cristiani, evangelici e religiosi, che non operano nel mondo, che non lavorano, che non fanno sociale, nulla nel mondo, perché il mondo è del diavolo e quindi tutto ciò che è là, lavoro, società, politica, eccetera, è suo, non va toccato. E quindi si arrabbia con noi. Si arrabbia con noi che interveniamo cercando di inserire lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, la sua parola in tutto ciò che è sotto il suo potere. Cioè vogliamo allargare il potere di Dio. Quando qualche fratello, qualcuno che in mezzo a noi si fa toccare da questo spirito, io lo vedo, no? Lo vedo subito. Dice, no, questa chiesa non si vede, dov'è la chiesa? Uno degli elementi, no? Quando uno è toccato da questo spirito, dice, la cosa brutta, uno viene in comunità e non sa dov'è la chiesa. Ma la chiesa siamo noi. Noi siamo di Cristo. Cioè, noi siamo la chiesa. Tu sei la chiesa. No, perché dice qua vede attività. Attività sociale. Che fa un'azione sociale continuamente dove attraverso ogni azione noi cerchiamo di portare avanti il regno di Dio, la parola di Dio. Lode Gesù. Sai perché? Perché il cuore è toccato dalle cose del mondo e dice il mondo è mio, il lavoro è mio, tutto è mio.
E voi chiesa non dovete fare nulla, voi dovete solo pregare, no? Cosa gli disse Faraone a Mosè? Andate a pregare, pregate, pregate. Il diavolo sa che è contento quando noi preghiamo e ci facciamo il culto. E quando usciamo da qua, dalla curva, cambiamo vestito. Ah, ecco, così dovete essere. Religiosi bigotti, farisei, una meraviglia. Invece Gesù è venuto e ha portato il suo spirito, e rompendo ogni tradizione, ogni fariseismo, ogni cosa. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria.